Gentili ascoltatori di Radio Sirius TV, buonasera, in studio Massimo Bonella per il notiziario Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Alle 19.46 iniziamo con la prima notizia. Dignano, giunta esecutiva, si terrà domani, giovedì 21 dicembre alle ore 18.30 presso la comunità degli italiani di Dignano, la sessione ordinaria della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Tra i vari punti all'ordine del giorno si discuterà del programma di lavoro e del piano finanziario per il 2018 dell'Unione Italiana, primo assestamento della nomina della commissione di inventario del dunque bando per il festival di Melo bando per il festival di Melo cantando ed altri punti. Tutti i documenti sono reperibili sul sito dell'Unione Italiana. Voci nostre su TV Nova, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 10.30 sarà trasmessa su TV Nova la registrazione dell'edizione del Festival della Canzone per l'Infanzia Voci Nostre 2017, svoltasi lo scorso 2 dicembre a Umago. Rimaniamo sempre a Umago. Venerdì scorso si è tenuto presso la comunità italiana Fulvio Tomizza di Umago il settimo ed ultimo evento dedicato alla celebrazione dei 50 anni del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima. La serata dedicata alla categoria teatro è stata curata dalla direttrice del dramma italiano Rosanna Bubola, la quale ha ripercorso la storia e i testi premiati nel corso degli anni, passando in rassegna i principali protagonisti che hanno determinato il successo di questa categoria. All'appuntamento erano presenti il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremo, la presidente della comunità degli italiani di Umago Floriana Bassanese Radin e la responsabile del settore cultura della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Torre, la comunità degli italiani Giovanni Palma di Torre ha festeggiato sabato sera il suo 70° anniversario. La serata è stata un'occasione per celebrare l'identità, l'italianità, la cultura, la convivenza e la lingua nel Parentino. Sul palcoscenico della comunità degli italiani si sono susseguiti i gruppi di attività operanti in seno al sodalizio intrattenendo piacevolmente i presenti con un ricco programma artistico-culturale. Si sono esibiti il gruppo vocale I Paesani, il coro misto San Martino, la filodrammatica Circolo Zavata o Zavata e gli alunni della scuola di musica Banda d'Ottoni. All'evento erano presenti tra i numerosi ospiti il presidente dell'Unione Italiana onorevole Furio Radine, il console generale d'Italia Paolo Palminteri, il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremu e la presidente della comunità degli italiani di Torre Roberta Stonitz. Visinada. La comunità degli italiani di Visinada ha festeggiato i primi 25 anni di attività in seguito alla sua fondazione nel 1992. In occasione di questo importante traguardo, domenica scorsa, i suoi soci hanno celebrato l'anniversario con eccellenti esibizioni musicali e di ballo rappresentate dai gruppi storici del sodalizio. Sono saliti in successione sul palco ad allietare gli ospiti il complesso bandistico Banda d'Ottoni, il gruppo di ballo creativo Coccinelle e Bambole, i mini cantanti e i professionisti ex mini cantanti Ivan Botterzar e Cristina Lubiana e il corso misto Armonia, al quale si sono uniti i cantanti del coro Grisium della comunità degli italiani di Grisignana. Alle celebrazioni hanno partecipato numerosi ed illustri ospiti, tra i quali il presidente dell'Unione Italiana onorevole Furio Radini, il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremu, il console generale d'Italia Paolo Palminteri, il presidente dell'UPT Cristina Benussi. Veniamo ad un'altra notizia. Alle 19.50 state ascoltando il notiziario di RST Sirius, Radio Sirius TV di Treviso. Dunque Lubiana, sessione del Consiglio dei Programmi della RTV di Slovenia. Si è svolta lunedì sera a Lubiana la 39esima sessione del Consiglio di Programma CDA della RTV Radio Televisione di Slovenia. Dal presidente del Consiglio di Sorveglianza della RTV slovena
si è appreso che il Consiglio di sorveglianza non ha approvato il piano finanziario della RTV di Slovenia per il 2018. Per questo motivo l'ente radiotelevisivo rischia di dover iniziare il prossimo anno senza un piano finanziario e dover operare quindi in dodicesimi del piano 2017 fino all'approvazione definitiva del nuovo piano. Tale decisione potrebbe avere serie conseguenze sull'intera RTV slovena e in particolare sui programmi italiani della RTV di Capodistria. Questo sarà un punto sul quale si dovrà tornare a discutere a gennaio nell'Assemblea dell'Unione Italiana in merito alla definizione del programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018. Alla sessione era presente il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremol in qualità di rappresentante della comunità nazionale italiana in Slovenia, nominato dalla Can Costiera. Abbiamo ancora un minuto per darvi un'altra notizia che ci proviene da Matterada. Giovedì 21 dicembre alle ore 18 presso la Sala di Cultura di Giurizzani, l'Unione Italiana, la comunità degli italiani di Matterada e la città di Umago vi invitano allo spettacolo di Natale. Ad alietare la serata ci saranno le esibizioni del coro misto del gruppo di ballo Pulcini, dei mini cantanti e del gruppo I Fioi de Matterada. Alle 19:52, con questa notizia, volge al termine l'edizione Istria Oggi, andata in onda su Radio Science TV di Treviso in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Vi ricordo ancora questa sera a Radio Science il programma di approfondimento giornalistico Osservatorio Antimafia, dalle 22 alle 23. Altresì vi ricordo intorno alle 23 sulla frequenza del digitale terrestre UHF 46 potete seguire il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. Come sapete, il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter va in onda sia in versione radiofonica per alcune radio in FM stereo del centro-nord-est d'Italia, e dopodiché abbiamo la versione televisiva che va appunto in onda su alcune televisioni regionali o interregionali del centro-nord-est. Da questa settimana questo programma si potrà vedere anche in Calabria grazie a Rete 3 DGS Calabria. Dunque, questa sera, allora, per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, vale a dire Veneto Orientale, Friuli Venezia Giulia e Istria, potete quindi sintonizzarvi sul 46 UHF da Piancavallo attraverso l'emittente Video Telecarni intorno alle ore 23, quindi Pianeta Oggi Reporter, un programma che è curato dal sottoscritto, il quale vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i nostri programmi. Appuntamento con le repliche Istria Oggi tutti i giorni alle 19:45. Buonasera a tutti.